Ciao amici, molti mi chiedono, ma la testa gimbal come la monto? La tengo così per muovermi oppure la monto a rovescio? E ora ve lo faccio vedere. Bella domanda, pro e contro per tutte e due le cose, anche se diciamo, la soluzione migliore, quella che per me è migliore, è quella ovviamente di tenerla in alto. Questa è la soluzione, secondo me, per chi comincia, per le prime volte vuole prendere un po' di dimestichezza con i movimenti, di utilizzarla così, perché innanzitutto è più semplice da montare. Se non ci sono appunto grandi movimenti da compiere e gli obiettivi, insomma, non sono obiettivi magari super pesanti e costosi perché siamo agli inizi, questo ci dà un po' la possibilità di capire come farlo funzionare al meglio. Ovviamente lo porterete alla vostra altezza, ma il baricentro sta qua in basso, vedete che appoggia qui la mia staffa e sono diciamo, libero di muovere la macchina. Chiaramente se devo inclinarlo molto, eccolo qua, va a sbattere qua, allora devo o alzarlo con questo comando qua, perché come vedete è già posto a metà corsa, perché se fosse tutto in basso non potrei fare certi movimenti, però è molto più pratico e sicuro anche nelle operazioni di gancio e sgancio. Faccio un esempio, ho finito il lavoro dopo magari, non so, 3-4 ore che sono lì a fotografare, sono anche stanco, mi dimentico di serrare il basculaggio, mi dimentico di serrarlo, vado a toglierlo. Mollo questo qua, sento che eccolo qua, Tom, mi è caduto in mano e vabbè, provate a farlo dall'alto. È una frittata. Andiamo a vedere che cosa cambia. Per usare la gimbal nell'altra maniera, dobbiamo fare altro che portarla in alto. Ecco quindi la prima avvertenza, dobbiamo chiudere questo. Perché? Perché ve lo dico perché anche a me, che insomma lo faccio di professione, a volte mi dimentico di serrare, perché vedete, anche se questo non è chiuso, il basculaggio, questo sta su, vado per mettere l'obiettivo e a lei è un attimo fare un patatrac. Quindi, prima operazione, ovviamente questo qua va chiuso, anche questo qua, perché deve essere stabile. Adesso lo metto a favore di camera, vado a montare, ma per montare l'obiettivo cosa devo fare? Per montarlo a rovescio devo andare a girare il collare, quindi lo porterò a, eccolo qua, esattamente a 180 gradi. Ora è di sopra, l'ho serrato. Vado a montarlo. Questa operazione non è così immediata e diciamo elementare come l'altra, perché comunque dobbiamo assicurarci 2-3 volte che sia ben agganciato, mi raccomando, perché sennò sono dolori. Una volta che l'ho agganciato, vado a provare come l'ho bilanciato. Vedete, in questa maniera non è bilanciato bene, devo ovviamente dargli un pochettino più di, ecco qua, di accomodamento qui. Adesso ci siamo. Qui abbiamo il discorso inverso, cioè se vado a fare questo lavoro vado a sbattere nuovamente, quindi dovrò alzare la piastra comunque, però ogni volta che la alzo non faccio altro che aumentare l'effetto leva rispetto al fulcro. Quindi dovete trovare la posizione ottimale che vi consenta di inseguire, di cacciare, eccetera, senza andare a fare grossi danni. Il problema maggiore, comunque, non è tanto il corpo camera che quantomeno ha un battery grip, e quando siete con un obiettivo che vi cade allora in questa maniera e vi va a sbattere qua. Questo è il vero problema. Quindi molta attenzione sia a questo aspetto che a quello di sgancio, che secondo me è la vera problematica di lavorare così, che è molto più comodo perché il peso viene praticamente annullato tenendo dall'alto, invece nel basso lo sentiamo, è molto più pratico e comodo, è più fluido. La gimbal va utilizzata in questa maniera. Vi dicevo, attenzione all'operazione di sgancio, perché se vi dimenticate, passo da questa parte, di serrare il basculaggio, ok, e andate a svincolare la piastra, adesso lo apro. Faccio così, è un attimo che vi vedete che vi scivoli subito da una parte o dall'altra. Quindi questo, e poi guardate, vado a toglierlo. Nel momento in cui lo tolgo, questa cade, vi va a sbattere o sulla camera o sull'obiettivo. Quindi assolutamente, cari amici, ricordatevi, se utilizzate la testa come si deve in questa posizione, questo serraggio è fondamentale. Dovete ficcarvelo in zucca perché sono danni.
Sono danni che possono essere delle piccole tacche sul barilotto dell'obiettivo, sulla fotocamera, ma danni più seri perché questo pesa, quando cade, ora l'ho mollato poco, pesa, vi dà una bella sventola. Io me la sono presa sulle dita un paio di volte e non è un'esperienza piacevole. Grazie a tutti, vi aspetto ai prossimi video di Photo Art. Ciao!